Buongiorno cari ascoltatori, ci troviamo qui questa mattina come tutti gli anni a ricordare l'infausto 13 giugno 1944, quando aerei alleati attaccarono la nostra città esattamente alle 7:10. Io sono un testimone oculare, purtroppo, data la mia età, e vi posso dire che è un ricordo che non è mai andato via. Io li ho visti questi aerei, erano 7 aerei che venivano dal mare, erano a bassa quota, erano cacciabombardieri. E invece di continuare ad andare per la mia strada a comprare il latte, piazza San Bartolomeo, che abitavo in via 20 settembre, girai i tacchi e fuggì subito perché intuì che c'era qualcosa che non andava. Ero già fuori tiro quando le prime bombe fischiavano. Questi aerei cosa hanno fatto? Hanno iniziato un carosello, sono andati su verso il Pero, hanno girato e in fila indiana sono scesi e hanno sganciato le loro bombe qua, colpivano il ponte, ma hanno tirato anche il cotonificio nella camminata, eccetera. Poi ritornavano e facevano varie volte questo carosello. E sono cose che non si dimenticano mai, perché poi ho finito tutto, scesi dalla campagna, dalla su in cima, e venni qui sul ponte e vidi il cumulo enorme, una piramide enorme di macerie e di addetti, diciamo, allo scavo. C'era l'UMPA, la famosa UMPA, no? Protezione civile di quei tempi. E soprattutto mi ricordo il direttore del collegio, Don Bosco, Don Masieri, alto sulla cima della piramide con la tonaca diventata bianca che tiravano fuori i morti, e lui li benediceva. 70 vittime circa che furono portate poi allineate nella chiesa, nell'oratorio di San Giuseppe, e successivamente, insomma, fatti i funerali. Scene incredibili di panico e di terrore. 13 giugno 1944, siamo ancora qui a ricordarlo. Grazie. Ecco, in questo momento è arrivato il sindaco, il quale, prima di avviarci, buongiorno signor sindaco, alla Santa Messa. Inizia la messa e poi dopo facciamo il ricordo. Grazie.
Cristo Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Giornata particolarissima in cui vogliamo ricordare le vittime di questo tragico 13 giugno 1944. Giorno in cui la Chiesa celebra la memoria del cuore immacolato di Maria, come ci ha ricordato. E noi vogliamo metterci nel cuore di Gesù, nel cuore di questa madre, e chiedere perdono di tutti i nostri peccati. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, per sua intercessione concedi anche a noi, i tuoi fedeli, di essere tempio vivo della tua gloria. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio. Il mio cuore esulta nel Signore mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore. La mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere come i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Alleluia. Meditando la luz, oh.
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Questo devozionismo, qualcuno potrebbe obiettare. Questo non è devozionismo, è la sostanza della nostra fede. Il cuore, centro della vita, centro dell'amore umano di Gesù, questo amore che si riversa su di noi, anche per mezzo di Maria, e viene ricambiato al tempo stesso al Padre per mezzo di Gesù e di Maria. Viene ricambiato l'amore umano, quindi l'amore nostro. E come? No? Proprio la Chiesa, il centro della cultura, della fede, dell'amore di Varazze, è stata salvata in quel 13 giugno. Di poco, le bombe che sono passate hanno sfiorato, sono stati colpiti i familiari del parroco e lui, come raccontava Piero, si è salvato. Comunque sia, Gesù ha detto: le porte degli inferi non prevarranno contro di essi, contro la Chiesa. Gesù non ha assicurato che le porte degli inferi non l'avrebbero combattuta, infatti lo vediamo tuttora, ma ha assicurato che non avrebbero prevalso. Non è poco, eh? Quindi, cari amici, tutta l'amministrazione comunale, parlando del sindaco, a nome del parroco, grazie innanzitutto per la vostra presenza. Quindi, vivere Gesù, Maria, sono vissuti per noi. Sono vissuti per il Padre. Contemporaneamente. Non sapevate che io devo la felicità. Cioè, che risposta Gesù dà? Un ribelle dei tempi moderni che scappa e non dice niente, ha portato a compimento. E nella vecchia legge sappiamo bene che ci sono 10 comandamenti, tra cui figura il quarto.
ciò che tra voi figura il primo. Ricorda sempre, io sono il Signore. Il cuore pieno, il cuore guarda Gesù, la figura del padre e della madre, del papà e della mamma. Tempi difficili, i nostri, cui è proibito, piano piano diventerà proibito chiamare mamma o papà. Gioia, grida di giubilo del papà e della mamma. Sarà la fine. Vuol dire che l'uomo che l'umanità si sta rispettando. Perché non c'è, non affrega, anche se poi dobbiamo dire, interrogarci, ma non siamo forse tutti responsabili di tutto questo? E ci lamentiamo che in genere faccia tutta questa stomassata, no? Ormai tre quarti dell'Europa è dentro. Quindi, ma ci dimentichiamo di quando abbiamo messo in croce la famiglia, di quando abbiamo sanzionato l'aborto, per l'aborto, per il divorzio, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto di strada, no? All'indietro, cioè in discesa. Quindi coraggio, fratelli, questo che oggi è un messaggio di speranza. Comunque Gesù era sottomesso ai suoi genitori, a papà e a mamma. Quindi riconosce il ruolo insostituibile del padre e della madre. Non è venuto ad abolirlo, anche se lui è stato concepito per opera dello Spirito Santo. Quindi coraggio, come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo. Quale bellezza? Quella di nostro Signore Gesù Cristo, quella della famiglia, quella del cuore santissimo di Gesù, infiammato d'amore per il Padre, ma infiammato d'amore per noi. Quindi non sa occuparsi di l'amministrazione pubblica, sicuramente questo lo sa. Occuparsi del bene comune, secondo il concetto cristiano, è occuparsi delle cose del Padre Celeste. Guarda un po', è la stessa. Non c'è differenza. Il vero bene comune è la vera occupazione delle cose del Padre Celeste. Quindi coraggio. Il cuore immacolato di Maria ci riempie di gioia, come dice sempre Don Claudio, non essere indifferenti, appassionati per l'uomo, per il servizio, per i poveri, per gli ultimi, per l'uomo, per la donna, per la famiglia. Siano dati a Gesù Cristo. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché la Vergine ci dia il gusto della parola di Dio, perché attraverso la lettura e la meditazione dei testi sacri incontriamo Cristo e il suo amore. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché sull'esempio di Maria, anche noi portiamo Gesù nel nostro cuore, per annunciarlo con la vita a tutti coloro che incontriamo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri concittadini feriti nell'incursione aerea del 13 giugno, durante la seconda guerra mondiale, il Signore doni loro la pace e il loro sacrificio alimenti in noi la volontà di rifuggire la guerra come strumento di confronto tra le nazioni. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutte le persone che soffrono a causa delle per i coniugi in Vallino, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per le intenzioni del
Santo Padre, della Chiesa universale e per le intenzioni più profonde del nostro cuore, quelle che forse non osiamo dire, che Gesù conosce, le sofferenze più intime, presentiamo a Lui in questo momento. Diciamo per tutti, ascoltaci, oh Signore. Ti presentiamo, Signore, le intenzioni nostre della Tua Santa Chiesa, per l'intercessione del cuore immacolato di Maria. Portale a compimento per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, la tua bontà abbia ricevuto questo vino della vita e dell'amore dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro, Dio. È veramente cosa buona e giusta. Rendere grazie a te, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero torni a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono, tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, perché diventino per noi
corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Renda perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vittorio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, con Sant'Antonio di Padova, come oggi, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, occupiamoci anche noi delle cose del Padre e occupiamoci delle cose dell'uomo e della donna, così come ha creato Dio. E diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo,
Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli in Cristo Salvatore, scambiamoci un segno. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io non sarò saputo. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Preghiamo. O Padre, che in questa celebrazione in onore di Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. La celebrazione odierna al cuore immacolato di Maria è stata messa al culto universale della Chiesa dal Papa Pio XII nel 1942, quindi
non l'ha chiesta la Madonna a Fatima, l'ha chiesta gratuitamente, però a Fatima nel 1917 la Madonna ha detto: il mio cuore immacolato trionferà. Dio vuole stabilire nel mondo questa devozione, che poi si è concretizzata. Quindi, come sappiamo, quindi vogliamo rinnovarla, vogliamo farla se non l'abbiamo fatta. Diciamo un'Ave Maria insieme, il cuore immacolato di Maria, perché lei con suo figlio farà veramente trionfare la pace nella Chiesa e nel mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore Gesù e della nostra Mamma Celeste sia la nostra pace, la nostra vita. Andate in pace. Mentre trascorre la vita, direi che le parole migliori sono quelle della lapide che è stata qui apposta nel 13 giugno del 1954. Quindi, se mi consentite, io la leggerei. Sotto i nembi di morte che l'atroce guerra scatenò su Varazze, il cuore unanime della città sanguinò da 70 ferite accanto a ciascuno dei suoi figli uccisi nelle sue contrade. Dal solco di tanto dolore, la pietà mi fa grido che, fugata la nube dell'odio, il cielo di Dio, non più lacerato dall'insania degli uomini, illumini al fine la giusta pace tra i popoli. In memoria delle vittime dei 5 bombardamenti, 10 novembre 1943,
13 giugno 1944, 19 agosto 1944, 22 e 23 marzo 1945. Il comune pose il 13 giugno del 1954. Passerei la parola al nostro sindaco Alessandro Bozzano. Grazie Mariangela. Qua abbiamo un testimone di quel tempo che vide la distruzione di una buona parte della nostra città. Ma oggi siamo qua per ricordare non solo quel momento tragico e farci riflettere su quello che è accaduto, ma soprattutto su quello che non dovrà più accadere. Nel senso che le guerre sono sempre distruzione, morte e gli interessi di pochi poi prevalgono sugli interessi della comunità. La ragione ci insegna alla solidarietà, all'accordo, a non fare queste cose, vero Mario? Tu hai preparato una poesia per sì, oggi? Sì, una poesia di qualche giorno fa, un anno fa. Che ti invito a donarci. E io sono uno degli ultimi testimoni perché mi ricordo, avevo 11 anni, la memoria è buona, direi ottima, e ho assistito a tutte le fasi di quel giorno, la mattina quando ho visto quegli aerei che volavano a bassa quota, che arrivavano dal mare, io fuggii subito e andai in campagna. Vidi proprio il carosello che si iniziava, i finlandiani andarono su verso il Pero, girarono e cominciarono a bombardare e ritornarono varie volte. Poi scesi giù e vidi la piramide delle macerie proprio qui dietro, che estraevano tutti questi morti, questi feriti, eccetera. E una figura che io ricordo sempre emblematica, a parte c'erano quelli dell'UPA, c'era un sacerdote, si chiamava Don Masieri, direttore del collegio Don Bosco, la cui tonaca era diventata bianca, che estraevano questi morti, li benediva e poi li portavano via. Momenti drammatici, momenti che non si dimenticano mai, che riaffiorano nei sogni. Conoscevamo molta di questa gente e quindi sono sempre nel nostro cuore anche queste persone. Io ho scritto una poesia tempo fa e ve la leggo volentieri perché è sempre attuale, nella nostra lingua antica, perché più che sono morti era gente che abitava qui e parlavano il dialetto. Bombe in scefase, se tu è de mattin, o geli de morte montan dormò, un po' che continuano po' sui cammini, ma un attimo dopo cominciano a bombardò. Che invece, chi è sciccun tanto siù e pinna di vite e di storie, in pochi minuti van giù, portando saprevo fatiche e memorie. Se tu è de mattin, o lei ha il 13 giugno del 44, a festa di Sant'Antonin, per tanti l'è stato l'ultimo atto. Da lua, quante ego ho visto passò sotto il ponte d'Oteiro, ho visto invece parenti e amici, sono stati ti esci nuove che, ma proprio non riesco a scordò quegli amici de pri e de mui che crovivano tanti fasi. Anche se a lua è un solo infigio, a quelle persone che non sono invece, lo allungò un recanto in tocco. Grazie. Grazie Mario, grazie a tutti, la manifestazione è finita con questo messaggio che noi vogliamo sempre mandare tutti gli anni a questa manifestazione. Io ricordo per i nostri concittadini prematuramente scomparsi e proprio a seguito di un evento così tragico e così incomprensibile che ancora oggi mette male assimilarlo. E il messaggio che questa comunità è contro tutte le guerre. Questo è il messaggio che vogliamo mandare tutti gli anni e continueremo a mandare. Grazie a tutti voi. Thank you.